Buongiorno a tutti ragazzi, nei giorni scorsi abbiamo visto la recensione di Chromecast, abbiamo visto la recensione di Amazon Fire TV Stick, abbiamo fatto un confronto tra i due prodotti per cercare i pregi e i difetti dell'uno e dell'altro. Oggi vediamo una funzione particolare di Amazon Fire TV Stick, ovvero la funzione Miracast. Ho letto, leggendo un po' i commenti su Amazon, molti chiedono se è presente o meno la funzione Miracast. La funzione è presente, c'è qualche dubbio legato al passato, perché comunque sembra una funzione che è stata introdotta, poi è stata tolta, insomma c'è stato un po' di movimento da questo punto di vista, però io l'ho provata con il cellulare ed effettivamente comunque funziona, permette di trasmettere in tempo reale quello che viene trasmesso sul telefonino. Ed eccoci nuovamente all'interno della Amazon TV Stick. Per abilitare la funzione Miracast occorre andare in impostazioni, suoni e schermo e selezionare abilita duplicazione schermo. La stessa cosa è possibile farla tenendo premuto per un paio di secondi il pulsante home, e a questo punto compare questo sottomenu di scelta rapida e si clicca su duplicazione. A questo punto compare questa schermata che ci indica il fatto che noi dobbiamo andare sulla periferica che trasmetterà l'immagine, quindi il nostro smartphone o il nostro PC, e da dove faremo partire appunto il flusso. In questo momento siamo su Samsung S8 che ha la funzione Smart View. Io l'ho già utilizzato una volta con la Amazon TV Stick e nel momento in cui abiliterò, appunto, vedete che la cosa avviene in maniera molto veloce, molto rapida. Non c'è bisogno di selezionare perché, come dicevo, l'ho già selezionato in passato e non vedendo altre periferiche compatibili va di default sulla TV Stick. Stream che è abbastanza fluido, non fluidissimo però ovviamente. Qua dipende a cosa ci serve la funzione di Miracast. Per giocare sicuramente non andrebbe bene, andrebbe bene però ad esempio per vedere i video, perché il delay in questo caso non ci dà quel fastidio che ci potrebbe dare con un gioco o altri contenuti dove appunto la funzione qua. Intanto Music Match è veramente invadente certe volte, tanto utile quanto invadente. E vedete comunque che appunto lo stream è abbastanza istantaneo e con un minimo di lag, quindi. E quindi, come abbiamo visto, l'Amazon TV Stick è compatibile con il Miracast. Funziona discretamente bene, ovviamente non è perfetto, c'è un po' di lag che lo rende inutilizzabile ad esempio con i giochi, però dipende poi noi che tipo di utilizzo vogliamo farne. Per molte cose probabilmente non ce n'è bisogno perché le facciamo già con l'Amazon TV Stick stessa, però ad esempio per vedere magari gli ultimi video, le ultime foto che abbiamo fatto, magari potrebbe essere un pochino più veloce questo metodo che non altri. Ovviamente dobbiamo avere un dispositivo compatibile, quindi uno smartphone, un tablet o un notebook compatibile, perché molto spesso ad esempio il computer di casa non lo è, però diciamo questo è sicuramente un motivo in più che ci può portare verso l'acquisto di Amazon TV Stick, ma non lo privilegierei, ecco, non baserei la scelta su questo fattore, perché sicuramente Amazon TV Stick offre anche molto altro. E anche per questo video è tutto, come al solito mi raccomando, se vi è piaciuto mettete like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E se non dovessimo vederci prima, inizio a farvi gli auguri di Natale, però c'è ancora una funzione di Amazon TV Stick che dovrei approfondire, quindi vedremo se riuscirò a pubblicarla prima o dopo Natale. Nel frattempo, ciao a tutti!